Qui non si tratta di dire l'amministrazione ha commesso cose che valuteranno i giudici. Qui è coinvolto tutto il Consiglio, cioè maggioranza e opposizione. Un anno e mezzo fa, alle elezioni comunali di Modugno, si candidarono in quattro. Mimo Gatti, poi divenuto sindaco, e Giuseppe Vasile sono tra i 12 messi ai domiciliari dalla Guardia di Finanza per concussione. Filippo Bellomo, che divenne vice di Gatti, nel dicembre 2011 si è dimesso dalla carica. Il quarto era Nicola Magrone, ex procuratore di Larino, che rimase fuori dal Consiglio Comunale per un accordo tra i partiti di maggioranza. Oggi non è felice per Modugno, ma dice che un sistema del genere non poteva reggere a lungo. Questo gruppo di potere occupa il paese da oltre 15 anni e lo occupa in questo modo e non c'è verso di scardinarli. L'amministrazione Rana è durata 10 anni qui e dopo Rana, dopo tutto quello che Rana ha significato in termini di devastazione del paese, di speculazioni brutali e così via, è andato in sua rete, quindi la continuità è rimasta intatta dall'uno all'altro e il metodo pure. C'è un partito unico da ormai quasi 15 anni che si assegna i ruoli, le finzioni, i ruoli finti, tu fai l'oppositore, io faccio la maggioranza, ma è un partito unico. Allora l'aspetto più angosciante di questa vicenda non è che un gruppo di persone è stato, è processato, è indagato, non è così, è tutta la classe cosiddetta politica di Modugno, tutta che viene coinvolta in questa vicenda. Io sono sbalordito del fatto che non sia stato sciolto il Consiglio Comunale a prescindere, no? A prescindere.